Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale con 34 voti a favore, la modifica della legge regionale 77 del 1998, che determina i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ERP. A illustrare il provvedimento in aula è stato il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Enrico Sostegni. Con questa legge diciamo che la Giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 94, ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il prezziario regionale, che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta all'anno ma anche all'interno dell'anno, e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP, che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. La proposta di legge interviene dunque al fine di dare coerenza e omogeneità al sistema di norme che regolano il tema. Sicuramente l'aumento, anzi la rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente, ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti, ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che, lo ricordiamo, come è stato denunciato anche da Suni a CGL a gennaio, sono moltissimi, in pessime condizioni, e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati, alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. Siamo sostanzialmente favorevoli, dobbiamo anche lì comunque fare delle eccepire alcune cose, in quanto in commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari, di come il denaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in sesto. Ecco. L'aumento del costo delle materie prime, e non soltanto, che è avvenuto in questi mesi, è sotto gli occhi di tutti. Questo immobilizzava di fatto tanti appalti pubblici anche in ambito di edilizia residenziale pubblica, e quindi era giusto che la Regione, anche la Regione Toscana, intervenisse cambiando le regole rigide che erano previste per legge appunto rispetto all'acquisto delle materie prime in ambito ERP. Quindi abbiamo in maniera convinta votato a favore di questa adeguamento normativo, che fa sì che anche in Regione Toscana si stia al passo coi tempi e si stia dentro un contesto attuale, che è un contesto, ahimè, da questo punto di vista completamente diverso rispetto a un anno e mezzo fa. Sì dal Consiglio regionale della Toscana alla lettura libera nelle scuole. È stata infatti approvata con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge rivolta al Parlamento, presentata dalla Commissione Cultura e Istruzione, presieduta da Cristina Giachi. Con molta soddisfazione oggi il Consiglio regionale all'unanimità ha varato la proposta di legge al Parlamento italiano, la numero 10, che sarà inviata alla Camera nei prossimi giorni, con la quale si chiede al Parlamento di approvare una piccola modifica della legge del 2020 che recava come titolo disposizioni sulla promozione della lettura, e che vorrebbe introdurre ogni giorno a scuola almeno 15 minuti di lettura libera, uno spazio libero per recuperare con la lettura un rapporto, diciamo, più legato alla passione che all'obbligo. Purtroppo i nostri ragazzi spesso leggono solo per obbligo, e questo li allontana dalla possibilità di godere di questa attività nel senso più pieno e che può offrire. E devo dire che ci ha invitati a questa riflessione una ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore nel 2022, sulla base della quale si dimostrava che durante il lockdown il 51% dei ragazzi tra 11 e 18 anni aveva aumentato il numero di libri letti.
Questo ci ha fatto pensare che, avendo meno distrazioni, con le condizioni, diciamo, di contesto adeguate, un rapporto con la lettura non era inviso ai ragazzi, era anzi veniva coltivato. Un'esperienza già sperimentata in alcuni paesi che porta molteplici vantaggi, come sottolineato dalla consigliera Bartolini. Allora guardi, è un'esperienza che già c'è stata in Italia, in Lombardia, insieme alla Norvegia. Hanno visto che leggere per 15 minuti, perché si parla di 15 minuti per ogni mattina però, in classe, qualunque cosa, perché può essere un libro, una rivista, un fumetto, però è una lettura silenziosa che ogni alunno o alunna fa, e anche l'insegnante. Serve a che cosa la lettura? La lettura serve a ampliare il vocabolario, sicuramente, perché oggi sappiamo anche che è molto ridotto il vocabolario dei giovani, quindi a comunicare meglio il nostro pensiero. Inoltre, secondo me, secondo anche diciamo chi studia queste cose, serve a sviluppare il pensiero critico. Se non è la lettura a svilupparlo, chi può essere? E quindi siamo favorevoli a questo tipo di a questa proposta di legge, che ogni singola scuola adeguerà alle proprie esigenze, nel primo e nel secondo ciclo ovviamente. È molto positivo il bilancio della stagione 2022-2023 del Teatro Aurora di Scandicci, un cartellone ricco che da ottobre a marzo ha registrato 44.000 presenze nei 99 eventi organizzati. Sabato 15 aprile è in programma l'ultimo spettacolo del cartellone, Stenterello, della compagnia Maldestro, il cui ricavato sarà devoluto alla fondazione Il Cuore si scioglie a sostegno del progetto Casa Marta. L'attività del teatro è stata presentata nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, per quella che è stata una stagione davvero di rilievo. Ogni volta assume sempre più questo teatro un ruolo centrale in tutta l'area metropolitana fiorentina, e non solo. La qualità degli eventi, della proposta teatrale è davvero importante. Ma è bello anche sapere che oltre alla cultura c'è anche la solidarietà, e l'evento che vedete alle mie spalle, che avrà luogo il 15 di aprile, serve anche per sostenere un hospice pediatrico, per fare in modo che quei bambini che purtroppo soffrono possano avere momento di sollievo e di vicinanza. Insomma, la cultura e la solidarietà si fondono insieme. Questa è la Toscana che ci piace. Il consigliere regionale Fausto Merlotti ha sottolineato l'importanza del Teatro Aurora per il territorio, un teatro dai grandissimi numeri. Numeri davvero impressionanti, più di 40.000 presenze in questa stagione, che ancora deve concludersi nei mesi prossimi a venire, e quindi quanto sia di fondamentale importanza per un territorio la presenza di un teatro, di una struttura, di un'organizzazione che consenta di parlare non solamente di ricchezza, cioè di PIL, ma di qualità della vita che su un territorio si può sviluppare anche e soprattutto grazie alla cultura e all'offerta culturale variegata che consenta alle persone e ai cittadini di ritrovarsi dallo spettacolo popolare allo spettacolo culturalmente impegnato, alla possibilità per le associazioni di un territorio di, attraverso i propri soci, essere presenti e partecipi a queste iniziative. Quindi il fatto che il Consiglio regionale e i consiglieri sul territorio siano presenti e partecipi a queste iniziative, che rappresentano davvero un successo importante anche in termini di ripresa dopo il Covid e dopo la pandemia. Il Teatro Aurora ha per Scandicci un grande significato anche di socializzazione. Il Teatro Aurora per Scandicci ha un grande significato, è il teatro dove lo scandicese va per stare anche in società, per andare nella rassegna storica che è Aurora di Sera, una rassegna che il Comune fa investendo cifre importanti con Fondazione Toscana Spettacolo
all'interno di questo teatro, ma è anche appunto il teatro popolare, il teatro che mancava da tempo in città e che grazie a questo ritorno, a questa presa anche di responsabilità della Compagnia Maldestro e di Alessandro Calonaci è tornato davvero ad essere attivo. Un teatro che noi troviamo sempre pieno perché queste proposte riescono in qualche modo a superare anche le difficoltà che la pandemia ha generato e quindi sta tornando ad essere quella casa degli scandiccesi, ma non solo, anche della comunità metropolitana che è stato in passato. Il direttore artistico del Teatro Aurora, Alessandro Calonaci, ha tracciato un bilancio dell'attività della stagione che sta per chiudersi. Siamo in procinto di chiudere la stagione teatrale 2022-2023 con stenterello per ribadire le radici popolari e secondo me l'unica strada da battere come teatro, come modo di fare teatro, anche perché siamo a festeggiare e mi fa piacere che un'istituzione, la più importante istituzione dei nostri territori, è la Regione Toscana, ci festeggi perché quest'anno vantiamo su 99 eventi organizzati da ottobre a marzo 44.000 presenze. Questi sono un record incredibile per un teatro che fino a 4 anni fa era praticamente in disuso, quindi noi siamo felicissimi, vi aspettiamo il 15 d'aprile al Teatro Aurora per una festa con le associazioni del volontariato che a Scandicce è molto forte, con stenterello alle radici del nostro teatro popolare. È stata inaugurata presso lo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi a Firenze la mostra di pittura Gli affreschi perduti del Pontormo, i due cantieri di San Lorenzo, dell'artista fiorentino Alessandro Vannini. L'esposizione propone un percorso artistico filologico a partire dalle ricostruzioni dell'affresco che Jacopo Carrucci, detto il Pontormo, nato appunto a Pontormo, Empoli nel 1494, realizzò nel coro della Basilica di San Lorenzo a Firenze, che fu distrutto nel 1738 durante i lavori di rifacimento della cappella. In quell'epoca non furono comprese, tant'è vero che dopo 180 anni, da quando vennero commissionate dal Duca Cosimo I, ci fu la distruzione. Ed ecco che è necessario invece ricordare anche questa pagina, una pagina che è stata scritta da uno degli artisti più inquieti, più bizzarri, ma anche più geniali, Jacopo da Pontormo. Noi siamo qui con l'esigenza di recuperare. L'affresco si fa, l'affresco si distrugge, l'affresco si recupera. E quindi per questa opera meritoria volta a recuperare il passato con l'esigenza anche di guardare all'oggi, noi come Ufficio di Presidenza non possiamo che dire un enorme grazie all'artista. Tutta la vita che ho questa ossessione, esattamente dal 1956, quando il sottoscritto 17enne visitò la mostra di Palazzo Strozzi sul Pontormo e la prima maniera fiorentina. Da quel momento entrò una specie di virus dal quale non mi sono mai liberato. Qui presento una prima versione del 1971, che è quella, i quattro evangelisti ascendono in giudizio, e il resto sono opere recenti degli ultimi 3-4 anni. In tutto questo frattempo io ho lavorato, ricostruito, distrutto, ricominciato, mai soddisfatto evidentemente dei risultati. La ricerca continua tuttora, anche se in questi ultimi tempi c'è stato uno scarto di binario, nel senso che anziché una ricerca filologica rigorosa sui testi, cioè sui disegni originali del Pontormo, mi permetto libere digressioni e fantasie assolutamente personali che mi guardo per ora dall'esporre. In seguito vedremo. La mostra, alla cui inaugurazione hanno partecipato la curatrice Rosanna Ossola, lo storico delle religioni Silvio Calzolari e il giornalista e scrittore Giovanni Pallanti, proseguirà fino al 15 aprile con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13.